Ortona racconta il mare. Siamo in compagnia del signor Pasquale Palermo, che racconterà un po' della sua vita. Buongiorno, buongiorno signor Palermo. Buongiorno a voi. Allora, che cosa dobbiamo dire? Lei da quant'è che fa, che faceva, perché penso che adesso è in pensione, fa il pescatore? Dall'età di 14 anni vado per mare. E tenevo il possesso del libretto di navigazione di prima categoria. La nuova discendenza è del mare, tutti pescatori. Mio padre, miei fratelli, la famiglia dei pescatori. Ma voi da dove venite? Io vengo da Santo Spirito Bari. Il 52 siamo venuti a Ortona per fare la pesca del pesce azzurro, che si chiamano le lampare. 3 mesi pescavamo. E dopo ritornavamo a casa, al nostro paese, perché allora il pesce azzurro stava assai a Ortona. Era un paese pescoso. Attualmente, fino a poco tempo, è stato sempre pescoso Ortona. Ma Ortona, dunque, a me mi ha dato la soddisfazione, perché c'era il pesce e si lavorava notte e giorno. Dunque, che puoi raccontare? Quando dall'età di 14 anni vado per mare e tuttora vado ancora per mare. Noi ci troviamo qui nel porto. Lei dov'è che aveva la barca? E come era grande? La barca era di 7 metri. E qua era la banchina dei battelli. Qua era, passava la ferrovia. Poi c'era tutte canne, tutto territorio, non c'era niente qua, era pulito il 52. Dopo man mano che hanno passato gli anni, hanno cominciato a fare qualcosa. Il cantiere è qua, a questo punto, il cantiere poi si è trasferito passando degli anni a quell'altra parte. Quando lei è venuto qui ad Ortona, in questo piccolo porticciolo, perché lei mi dice che non è come oggi. Era tutto rotto del dopoguerra. E chi c'era qui? Chi ha trovato quando è venuto ad Ortona? Abbiamo trovato solamente il lavoro che si guadagnava qua, qualcosa si guadagna. Al nostro paese non si guadagnava, perché il pesce stava assai. Però i pescatori a Ortona non c'erano. Non mi ricordo i nomi di questi perché io non sono proprio di Ortona. Però erano vecchietti. E allora il 62 ho pensato di fare questa barca, il 62. E ho cominciato ad andare per mare. Non si trovava una persona che poteva andare, che ti poteva fare compagnia per lavoro. Erano tutti vecchi. E ho lavorato 55 anni da solo. Sull'acqua del mare. Dopo si è cambiato, però si prendeva. Ho preso il pesce assai, ho preso. Però lei ha preso anche una cosa, non solo il pesce qui ad Ortona e ha guadagnato, però so che ha trovato anche l'amore qui a Ortona. Sì, ho trovato veramente non posso dire con cuore che ho trovato una grandissima donna, tuttora è guidato i figli, io stavo sempre per mare, notte e giorno, ma ha guidato i figli come si devono e ci hanno dato dei figli la grande soddisfazione. E non mi vergogno a dirlo che se ci stavo al mio paese non facevo quel che ho fatto a Ortona. Allora vogliamo, come si chiama la signora, sua moglie? Savona Vincenza, nato a Sora, provincia di Frosinone, però da prima della guerra è venuta a Ortona. Tant'è vero che ho conosciuto mia moglie, che teneva 18-19 anni. Abbiamo fatto 3 anni fidanzamento con le lettere, non come adesso. Lei spedeva le lettere e dopo il 57 ci siamo sposati. E ho avuto 2 figli. Uno specializzato in chirurgia d'urgenza stava via e l'altro, il secondo, 2 figli laureati in scienze politiche, mi hanno dato delle grandissime soddisfazioni e posso vivere questi gli ultimi anni che mi è rimasto, che sono soddisfatto di quello che ho fatto. Lei ci può raccontare
qualche evento particolare che ha segnato la storia di Ortona con il mare, qualche, diciamo, spiacevole... Brutte storie perché una volta hanno morto anche i pescatori a Ortona. Non erano attrezzate come adesso, e prendevano i tempi cattivi e chi salvava, salvava. Vi posso raccontare quello che mi è successo a me? Certo che ce lo deve raccontare, lei è un testimone. Allora, io mi sono sposato nel 57, dopo sono venuto a Ortona, la fine di novembre, allora i motori non c'erano, c'erano le barche a remi, e andavo col padre di Edoardo, e alla fine di novembre abbiamo preso un tempo cattivo a Moro, con la barca di Edoardo, la barca è andata a fondo e noi a terra, a Moro è successo, a terra siamo andati a... Io mi sono salvato, avevo 24 anni, e il padre è rimasto nella barca. E allora a me diceva, Pasqua, sto a terra, per il padre, mi chiamava Mimì, sto a terra. Allora la barca si è avvicinata un po' e per 20 metri non andava sulla scogliera. Il padre, la buonanima, stava a terra, lui e un altro giovane, pescatore. E la barca, ha detto, io mi sono buttato, sono andato a bordo della barca, ho toccato una cima, e l'ho portata a terra. Ad oggi stavano parecchie persone, questo è successo nell'alba, i ferrovieri, quel che d'amore, abbiamo salvato questa barca. E io ho detto, dopo un mese mi è capitato questo, o sarà bene o sarà male. Ecco, vi ho raccontato il fatto, e però io, raccontato dagli ortonesi, sono morti i pescatori con le barche a Ortona, perché una volta erano a vela, i motori non c'erano, e era facile che prendeva un tempo cattivo, questo è tutto. Davanti all'edicola di San Nicola, protettore dei pescatori, giusto, signor Pasquale? Sì, signore, è giustissimo. E questo è... hanno fatto anche non un monumento ma una figura per ricordare sempre che sta qualche santo. E poi ascolti, e lei quando andava in mare invocava dei santi? Come no, non i santi, la preghiera prima di mettere i piedi a bordo, è tuttora. Io volevo sapere, mi parli della piccola pesca? Ricordi la piccola pesca? La piccola pesca prima era poverissimo, perché non c'erano il nylon o la plastica, allora il cotone, il malco, duravano poco le reti e doveva stare sempre a rimacchiare queste reti, se no il pesce gustava poco, l'attrezzatura non c'era, e allora man mano poi è venuto il progresso anche dei pescatori, che prendevano e guadagnavano, non dico molto, ma benino guadagnavano. Lei quindi andava a di fare... Di notte, io ero uscito sempre di notte, perché la pesca che facevo io era con le reti derivante, si chiamano. Li scendevo, vedevi prima la corrente, come camminava, allora calava le reti e la barca andava vicino alle reti. E dopo di mezz'ora... le reti venivano a bordo, allora ci stava il pesce abbondante. E che a quanti miglia dalla costa? Allora potevi pescare pure a 50 metri dalla battigia, invece adesso devi pescare a 500 metri dalla battigia. E lei si sa spiegare come mai questa cosa? Perché il pesce è venuto a mancare. Allora il governo man mano vuole stringere. E questo è il fatto, che il pesce, quando sono i mesi del pesce, vanno sempre a terra, si accosta alla riva, non so il motivo, ma questo da anni e anni, sempre così. E adesso il pesce è poco,
Questo è il fatto. Allora, io la cosa che voglio sapere è i tipi di pesce che troviamo qui in questa zona e poi so, perché me l'ha detto lei, che ha fatto una pesca, diciamo, miracolosa. Prima voglio sapere i tipi di pesce che... Allora, quello che vi dico adesso, vi spiego adesso, è la pesca dei cefali. I cefali camminavano a branchi, ma questo pesce non si poteva mai catturare, perché aspettava la mareggiata per prendere qualcosa. E questo pesce, i branchi di questi pesci, nessuno li insultava. Ho pensato di fare una rete come la tonnara, una rete di nylon. Era 14 metri d'altezza e 350 metri di lunghezza. Dovevi circondare questo pesce. Questo si tratta degli anni 70. Quando ho venuto con questa pesca, quegli ortoni mi hanno preso per pazzo. Ha detto: ma che devi fare tu con questa rete? Quando ho cominciato a pescare, non è che prendevo un chilo, 10, 15, 20, 30 quintali. Allora dice Pasqua: se ti serve un pescatore, vengo io. Prima dicevo che ero pazzo, ma comunque li portavo. Allora mi è successo. Ho incontrato questo branco di pesce, l'ho messo in mezzo come la tonnara, ho circondato quelle reti che circondava, il pesce non poteva scappare. Quando siamo andati per salvare cinque persone non erano capaci di tirare un metro di rete e sono andato a chiamare un motopescherecci. Questo è si chiamava, non mi ricordo come si chiamava, Roberto si chiamava, no, il fratello era Roberto, Rocco era un nome nominato, tenevo molto pescare, Iarlori, Rocco Iarlori. E allora ho detto: oh, vedi, tengo la rete piena di pesce, non posso tirare. Ho detto: adesso vengo io. Abbiamo messo questa rete a bordo, siamo stati a pescare, a togliere il pesce dalla rete tutta la notte, fino a quest'ora, alle 10 di mattina, a levare il pesce dalle reti. Veduto il pesce, strada facendo, questa rete ho visto che mi dava si prendeva la salute a me, non che mi dava. Allora l'ho messo al magazzino questa rete, l'ho asciugato. E ho detto: tu rimani là. Quelli mi venivano a chiamare: Pasqua, c'è un branco di pesce. Sono detto al magazzino, alla rete, prendetelo. Un giorno mi trovai così e ho detto alla rete: tu sei buono, è una buona rete, però tu a me al cimitero non mi ci porti. Questa se non è questa rete, pure il comandante della capitaneria. E questa è la realtà. Quella rete è andata a finire nel Senegal per fare la pesca della botarga, questa rete. E ha detto quello che se l'ha comprata: adesso devi venire tu un mese al Senegal. Sono detto: se vuoi la rete te la prendi, ma io al Senegal non ci vengo. Ecco la storia di questa rete. Però i pescatori di Ortono sanno tutti quanti chi è Pasquale, perché a me mi bastava prendere due quindali da solo, perché altri pescatori non... Giorni fa, l'anno scorso, hanno fatto la riunione alla capitaneria, mi hanno invitato come vecchio pescatore, perché io ho fatto il presidente da 35 anni alla pesca, ho fatto io il presidente. Io sono stato il promotore di fare questa cooperativa, attualmente sta questa cooperativa. I tipi di pesce che si trovano in questo mare, che si trovavano quando lei era pescatore, che tipi c'erano? Seppie, ombrine, dendici, spigole, orate, mormore, seppie, polipi. Poi il pesce azzurro, un'altra cosa, ma la piccola pesca, questo pescava. E dov'è che si faceva la vendita? Come si organizzava? Al mercato ittico di Ortona. Però quando superavano una certa quantità, che non assorbivano questa quantità,
venivano i pescivendoli da fuori. Tanto è vero che quando è successo tutto quel baraonte di cefalo che ho preso io, è venuto uno delle Marche, un pescivendolo delle Marche a comprare, un pescatore, un vecchio grossista. Io volevo sapere se vi è mai capitato in mare, visto che lei è arrivato qui nel 52, dopo la guerra, di ritrovare qualche ordigno bellico. Sì, due o tre ordigni avvistati dei motopescherecci. È venuta la marina italiana e l'ha fatto scoppiare. E poi è successo a terra su di Ortona all'Orientale. Uno andava, dopo guerra, andava scavando per trovare un po' di ferro per vendere. Era una bomba, è scoppiata e sta morto quello. Lei quindi si trovava, è stato testimone, dove si trovava? Qui, a pulire le barche, qui vicino, qui, perché ce ne dovevamo andare, era la luna tonda, perché con la lampara quando c'è la luna non si pesca. E allora stavamo a pulire le barche qua, è scoppiato quello e sta morto. Quando lei è venuto qui mi diceva che il porto non era tutto quanto questo, quindi no, siamo già nella zona nuova. Siamo nella zona nuova, sì. Qua non c'era tutto mare qua. E il mare arrivava lì, a 5 metri dal muro dell'Acipe, là. Quello era il mare. E poi stavano le scale che portava giù. Anche perché è stato bombardato, il porto di Ortona è stato bombardato. Sì. Quando sono venuto io al 52 stava il porto già spezzato, Era spezzato, quindi qui troviamo invece le barche di nuovi pescatori. Di nuovi pescatori, per esempio queste sono le vongolari, prima le vongole non si pescavano, dopo è uscite queste attrezzature, adesso vanno con 400 cavalli a catturare le vongole. E voi che avevate? La barca col motore, però il motore era 10 cavalli, giusto per non andare a remi. Senta, ma questa attrezzatura come funziona? Funziona che queste sono le barche che buttano queste e il motore tira queste si vanno sotto dove stanno le vongole e traino, secondo la quantità delle vongole che trovano, tirano, svuotano quel cestello che sta là e dopo... Se hanno fatto la quantità che gli serve è bene, se no continuano a lavorare finché fanno la quantità che gli serve. Quindi c'è un raccoglitore lì, sì, giusto? Sì. Risalgono, mettono là e poi la tecnologia è andata avanti, sì, quindi adesso fare il pescatore. Prima le vongole ci stava una mazza che faceva così, e camminava piano, tirava le varice, adesso non sta qui. C'hanno i motori 400-500 cavalli, buttano questi, invece l'elica avanti, va indietro e tirano questo. Diciamo che andare per mare è sempre pericoloso, perché il mare è sempre pericoloso. Però diciamo... Sempre con le occhi aperte, pure sicuri di quello che fai, però devi vedere il piede dove lo metti. Quindi il mare si deve rispettare. Rispettare, molto. È come la montagna, si deve amare ma si deve rispettare. Perché è la natura. È una vita, sì, è una vita questa. Io sono venuto in pensione il 93 e facevo il presidente della cooperativa. Allora, quando arrivava la pensione, non potevi stare più in cooperativa. Me ne sono andata a fare la pescatore autonoma, però con tutti gli effetti, pagavo le spese previdenziali e ho lavorato fino adesso. 93 fino al 91, quanti anni ne passati? Tanti, ne sono passati. Quello sono fatto tutto il lavoro. Adesso invece viene a fare le passeggiate, viene a salutare qualcuno, giusto? Sì. Diciamo di sì. Io intravedo qui tra le tutte queste barche c'è poi una nave, la San Tommaso. La San Tommaso, questa è una nave scuola dell'istituto del nautico di Ortona, che per esercitare i ragazzi che vanno sia di macchina sia di coperta, questo fanno. Quindi diciamo che oltre ai pescherecci c'è anche questa nave scuola
che abitua i ragazzi a avere più confidenza con il mare. Il mare, vero, questo è tutto. Lei per arrivare ad Ortona, con quale mezzo è arrivato qui? Con la mia barca, con 10 cavalli, era una barca di 7 metri, con 10 cavalli. Abbiamo attraversato il Golfo di Pavredonia, ho partito la notte il 13 giugno da Santo Spirito, provincia di Bari, e alla notte successiva, a mezzanotte, stavo a Ortona. Ma al buio, di notte, chi è che le ha tenuto compagnia? Senza scandaglio. I fanali avevano le luci a petrolio, e non c'era bussola, non ci stava niente. Con le stelle, Simone. Come si chiama questa barca? Nuova Dolorata. Perché? Perché quando siamo andati a prendere questa barca da Molfetta per pulirla e per buttarla in acqua, ho trovato la barca piena di petali di rose e ho detto al maestro, ho detto: maestro, ma tutte queste petali di rose che... E ha detto a me: Pasqua, questa barca è fortunata, è portata la Madonna in processione a un altro paese vicino a Molfetta. E quindi allora vi ha portato fortuna? Molto. Signor Pasquale, qui troviamo delle reti. Che tipo è questo che vediamo? Sono le nasse per le seppie. Puoi catturare solamente le seppie. Sì. E quindi c'è bisogno di manodopera per queste? Si sistemano quando se dovessero... Sì, prima di mettere in acqua si sistemano, perché queste poi con le mareggiate si strappano, si fanno, bisogna accomodarle dopo, l'anno successivo, perché questi pescano solamente il periodo delle seppie e poi basta. E poi qui troviamo anche delle altre reti. E reti per sogliere di tutto, tutte le reti prendono qualsiasi qualità. E per concludere leggerò una preghiera insieme al signor Pasquale Palermo, una preghiera per tutti i pescatori. Mi tenga grazie. Compagnia. Grazie. Signore benedetto, che cielo, mare e terra, tutto è a vostra discrezione. Una grazia noi veniamo a domandarvi, inginocchiati con le mani giunte. Degnatevi, vi preghiamo, di ascoltare questa preghiera di noi poveretti che ve la facciamo di anima e cuore, come la può fare un pescatore.